Elio Cavallo è il responsabile del settore giovanile del Tarantasca. Allora, Elio, innanzitutto, ti chiedo come ti trovi in questo ruolo, visto che è la prima volta che lo ricopri. Adesso un pochino meglio che abbiamo preso un po' le misure perché quando mi hanno proposto sto ruolo, diciamo che ho avuto due reazioni. Una, contento per la fiducia che la società mi dava appunto per ricoprire sto ruolo, e l'altra la paura di non essere in grado di ricoprirlo e comunque non sapevo da dove partire tutto, però adesso con l'aiuto appunto della società diciamo che abbiamo fatto buone cose nonostante tanti problemi iniziali, bastoni tra le ruote e tutto, diciamo con alternative abbiamo risolto il più e abbiamo visto anche i risultati, quindi al momento sono contento personalmente, poi sarà la società a decidere se realmente abbiamo fatto un buon lavoro. Comunque al momento diciamo che mi trovo bene. Ecco, quali sono gli obiettivi di un settore giovanile, nello specifico quello del Tarantasca, e quanto è stato importante, parlando della vostra società, ripristinare un settore giovanile? Ma il progetto è, diciamo, di crescere ancora sia numericamente che qualitativamente e aumentare quindi i ragazzini, farli divertire che è la cosa principale per la nostra società. E appunto, essendo rinata da poco questa società, siamo molto soddisfatti perché abbiamo raddoppiato il settore giovanile dall'anno scorso. Essendo nato dalle ceneri, possiamo dirci molto molto soddisfatti che nel giro di 3-4 anni siamo a un buon livello sia numericamente che anche diciamo con le altre società diciamo che ci circondano più blasonate, diciamo che siamo a livelli molto 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 soddisfacenti, diciamo. E poi c'è anche un settore femminile importante, un bel movimento al Tarantasca. Ecco, ci vuoi parlare di questo movimento e di quali sono i possibili sviluppi futuri del calcio femminile a Tarantasca? Sì, questo forse è il settore che siamo cresciuti di più perché è nato solo l'anno scorso, che avevamo 6-7 ragazzini che siamo partiti un po' per gioco, diciamo, e quest'anno siamo 17 ragazzi attualmente, quindi abbiamo triplicato e si sono aggregate noi alcune società, quindi stiamo facendo un campionatino con concentramenti, quindi è cresciuto non solo sul territorio, ma soprattutto qua a Tarantasca, che siamo, diciamo, una realtà che nei dintorni c'è poco, diciamo, dobbiamo già andare a Saluzzo, Savigliano o Moretta, quindi siamo molto molto soddisfatti e a quanto pare il calcio femminile non è più visto come, cioè il calcio non è più visto come solo maschile, ma sta crescendo molto nel femminile, quindi pensiamo e speriamo di aumentare ancora, diciamo, il gruppo. Un'ultima cosa, in base alla tua esperienza, noti delle differenze tra i ragazzini, i ragazzi del settore giovanile di oggi e quelli invece di 10 anni fa? C'è qualche differenza secondo te? Diciamo che più o meno tecnicamente c'è il bravo e il meno bravo come allora, sono forse un pochino più coccolati dai genitori di un tempo, su quando il tempo è brutto, fa freddo o altre cose, quindi un pochino più coccolati da quel lato lì, però in linea di massima diciamo i componenti delle squadre sono più o meno come erano già 10-15 anni fa, forse c'era un pelino più voglia perché adesso ci sono tante altre cose, distrazioni che più semplici, che con meno fatica, quindi solo quello, però bene o male, diciamo, le qualità dei ragazzi sono come una volta, diciamo.